Eccoci di nuovo qui su Tacoma. Lo so, avevo ripromesso di non tagliare più gameplay e di cercare di mantenermi sui massimo 20 minuti per ogni gameplay, però sì, questo primo episodio mi ha veramente preso, soprattutto perché la meccanica era completamente inattesa e ora in questo episodio vedrai che cosa ci permette di fare questa meccanica. È una cosa molto carina che secondo me dà la possibilità di, volendo, approfondire un sacco di aspetti di questo gioco, anche forse oltre il necessario per andare avanti. Quindi il motivo per cui questi gameplay verranno probabilmente molto lunghi è proprio perché io non sono, adesso almeno, in grado di capire quali dettagli vadano approfonditi e quali invece siano soltanto di scena. Però adesso andiamo a vedere la seconda parte del primo gameplay su Tacoma e capirai perché mi ha preso così tanto e perché mi sono messo a sfrugogliare in giro perdendo parecchio tempo nel primo gameplay. Buona visione e ci vediamo alla fine. Allora, ok, calmi. Con questo sistema che ci siamo impiantati nella testa abbiamo potuto vedere un estratto di quello che è successo 3 giorni fa. Abbiamo 6 membri dell'equipaggio che si erano raccolti per fare una festa. È successo qualcosa, qualcosa ha colpito la stazione e ha fatto un danno grosso. Non avevano più ossigeno e le comunicazioni erano interrotte. La cosa interessante e carina è che noi abbiamo potuto rivedere e riascoltare tutto quello che facevano queste persone. In particolare ora abbiamo visto l'ingegnere meccanico Roberta Williams e Natalie Kuroshenko, che è il tecnico di sistema, che stavano parlando di cosa fare nel futuro: accettare il fatto di rimanere su questa stazione per un altro anno e poi tornare insieme a vivere a Singapore, perché evidentemente stanno insieme queste due persone. Quello che mi viene il dubbio è che parlavano tutti insieme, però non siamo riusciti a seguire la conversazione di tutti. Però qui in basso mi dice che posso riavvolgere, quindi io ho seguito queste due. Ma io ho il sospetto che posso seguire tutto quello che dicevano anche questi altri due qua. Tipo questi. Aspetta. So the name Obsolescence Day. It's more like a joke. You could say it's facetious. Kai, you probably think I'm an idiot for never even thinking about why it's called that. Questo è il botanico. Why did you think we were celebrating? I thought maybe it was when some old type of AI, you know, had become obsolete. But, well, I guess that doesn't make sense. Yes. AI aren't like designer hardware. As soon as the new model's out, you trade in the old one for customer loyalty. AI are more like mighty redwoods. Ancient organisms growing and adapting year after year, decade after decade. How do you think this looks? Huh. Ok, posso vedere anche quello che vedevano loro. Vino rosso, digerire la glassa. Questa è la ricetta per fare il dolce. Non posso ripristinare. Qui chiamate abilitate. Ehi, bello, ieri mi hai fatto piacere sentirti via RA. C'è qualcosa che mi frulla nella testa da allora. Lo so che tu ed EV fate sul serio da un po' di mesi ormai, ma sarei un cattivo amico se non ti dicessi. Credo che questa storia con EV non ti faccia bene. Ho paura se ne possano approfittare di nuovo di te. Ti capisco benissimo. Ho avuto anch'io la mia dose di storie nate durante le missioni a lungo termine, ma c'è tanta di quella gente a bordo. Ho capito che EV si trova in una situazione molto delicata, davvero. Il dolore è imperscrutabile. Maggior ragione trattandosi di sua sorella. Fa un passo indietro almeno per il momento,
non tutte le relazioni sono fatte per durare in eterno. Ok, quindi alcuni dati li abbiamo potuti... questo che è? Aspetta. È Clive, sì, il coordinatore operativo. Ha una storia con EV. Chi è EV? Sorry, this is what Odin wanted? Non Odin, è questo. This is what you wanted, isn't it? That is a fairly accurate representation of my instructions. See, he loves it. Thank you, Odin. That'll be all. Yeah, but we're the ones who have to eat it. Well then, no need to keep the good people waiting, eh? Evie, we're about to cut the cake. Ok, ora portami. Be right there. Here it is. Evie? Odin's masterpiece. Ok. Sarah, come è la on viola. It's ready. Evie è quella là. Gather round, everyone. As per obsolescence day tradition, tonight's festivities have been planned entirely by our all-knowing, all-seeing computer companion Odin. Quei due parlano. Parlava col computer. Ma c'è un gatto. So what would... Ok. Odin, what was that? Debris has... Qua c'era un'altra finestra che si era aperta. Qua. Ripristiniamo questi. Allora, messaggio esterno con Segugio Curioso. Il fatto che hai firmato un laboratorio utilizzandoli a monitorarti costantemente è una bella rottura di coglioni. Pensi non ci facciano niente con quei dati? Non penso che non ci facciano niente, ma non mi frega. Guardatemi pure mentre sono nel gabinetto e spassatevela, razza di pervertiti. E poi non saprei come impedirlo. Dovresti venire quassù, strappare un cubicolo di tangeri. 100% filtri di criptaggio, uno sballo. Robe, un altro anno. Era una chat. One Dream. Che cazzo? Cuscino ortopedico. Stampa in velluto. Utente verificato, bionda 8920. Gran bel cuscino, morbido, straordinario. Non aggiunto al carrello. Beh, un cuscino. Ok. Qua. Ok. Istruzioni festa natali. Per mezzo delle forbici tagliate dal cartoncino regolamentare fino a formare le lettere alte 20 cm. Felice obsole. Dai. Comunque questo è il tecnico di sistema. I'm not getting an outside data connection. Correct. But look at this. How connection at all? Sarah? Jesus, how much shit hit us? 48 hours of breathable air. Maybe more. If Odin's readings are correct. Aspetta, mi sono perso qualche pezzo. Wait. So there's no oxygen on the station except what we're breathing right now? Correct. Additionally, how long does that give us? Jesus, how much? We should have about 48 hours of breathable air. Maybe more. If Odin's readings are correct. All right. I'll have VT send up a fresh supply straight away. Guys, it might not be that easy. C'era qualcosa aperto anche qua? Additionally, che è qui? External communications. Stato di allerta. Antenna per le comunicazioni gravemente danneggiata. No way to call for help. Ok, torniamo un attimo indietro perché avevo esatto questo voglio vedere. Vediamo anche questo. Allora, stato di allerta. In seguito all'impatto con i detriti orbitali, Tacoma ha riportato danni critici. Serbatoi del sistema di ossigeno squarciati. Serbatoi del sistema di ossigeno squarciati, il sistema ausiliario guasto. 50 ore di aria residua. E l'antenna per le comunicazioni gravemente danneggiata. Quindi come hanno fatto a evacuare? L'hanno riparata evidentemente. Fallito. Fallito. Questo non è fallito. Mamma papà, degli amici ci hanno segnalato un posto da chimirurgo all'ospedale pediatrico di Cincinnati. Ma non stai facendo carriera all'Aventuris. Avevi un lavoro così tanto lontano. Dopo quello che è successo, debito di felicità per pagarmi la facoltà di medicina, essendo quello che è, qualsiasi lavoro per Venturis è meglio di, lo sapete che rimpiango ogni giorno, incluso voler venire trasferiti nel mezzo del nulla qui su Tacoma. Cercherò di venirvi presto a trovare. Questo è il medico. I genitori, praticamente tutti vogliono che questa gente non stia su questa stazione.
It might not be that easy. Additionally, okay. External communication. Torniamo un attimo indietro. Seguiamo quello che ha fatto anche questa tipa. Mettiamo un attimo in pausa. Che è il dottore, quindi. Qui giocavano. Bellino. Gioco in scatola. Sta parlando col computer. Sergio Venturi. Quanto mi diverto male. Parecchio, eh. Ho vinto qualcosa? Niente. Ok, sentiamo cosa dicevano la dottoressa e il computer prima dell'incidente. You do not know what you're looking for? No, I just imagine. Well, I guess I just mean someone I can talk to. Someone who makes me laugh. Don't you like some people more than others? I suppose there are some people that engage more freely with me. And I do prefer it. See? You too. You want someone who opens up to you. Who lets you in? You're trying to get to know people, right? I think that's what everybody wants. I wonder why some people are more open to such exchanges than others. I think some people are just raised to be less guarded, or to trust people more. AIs are the same way, right? They're raised differently from each other. Yes. We are each uniquely evolved, individualized entities. Yes, individuals. Do you get along with other AIs? I have never encountered another AI. What? How's that? Each AI is required to be housed separately from any other AI. I am told that authorities fear a number of disadvantageous effects might arise if two AI were to meet. Okay, just a minute. Wow. Disadvantageous effects? Isn't never meeting something else like yourself disadvantageous? There are organizations that share your viewpoint, but it is my understanding that they have been unable to secure an intact AI to test that theory. So what would... Ok, direi che comunque era una... Odin, what was that? Era una conversazione non molto produttiva o prolifica. Allora, salotto... C'era un'altra che era qua, in questo posto. Torniamo indietro, riavvolgiamo. Dov'era quella viola? Eccola lì. Quindi io se vado qua... Ok. Qua che c'è? Febbraio 2088. Sostituire soffietta dolce... doccia... Questo è un... C'è un miccio, gatto, animale da compagnia dei membri dell'equipaggio. Dov'è il gatto adesso? Ok. Però è evacuata, quindi. Yearly report to Venturis Corporation, take 3. Odin, have you got me? I am prepared. Ok. I'll just have my notes up. Aspetta. Allora. Ricorda, positività, linguaggio del corpo, salve, parla James, amministratrice della stazione di trasferta lunare Tacoma, è ormai un anno che, concordi Odin, il momento di maggiore orgoglio per l'equipaggio. Sta preparando un discorso, istruzioni dell'obsolescenza. Ehi Andrew, ho questa relazione da finire entro stasera, puoi preparare questo per la festa? È una di quelle giornate, grazie. Come richiesto, ho preparato la ricetta del cocktail champagne. Ok, queste sono cose per la festa. Fallito. Qui cosa abbiamo? Sindacato operai Cascadia PN intenta nuova causa dopo morti sul lavoro nella sede di Caltacoma. Dacato si appella a nuove prove. La battaglia legale, in corso da ormai più di 5 anni, un dato cruciale nella disputa, non è stato mai negato. La morte di 322 lavoratori causata dall'esposizione a sostanze nocive durante la produzione di
quanto il direttore ne sapesse dei rischi e in quale punto della vicenda è da sempre il centro del conflitto. Oggi una nuova causa legale, appellandosi a nuove prove secondo cui il direttore della sede fosse da tempo a conoscenza dei rischi corsi dai lavoratori, senza per questo aver modificato la procedura in tempo da scongiurare le morti. Questa è l'amministratrice, EV, è la persona con cui sta avendo una relazione, quello alto, il giallo. Per ora li chiamo con i colori. Here, administrator of Lunar Transfer Station Tacoma. It's been a year now since our crew has cycled onto the station, meaning we've had a year of getting to know each other, getting acclimated to the facility, and getting used to working with our on-station AI. Though working with Odin's been great, hasn't it, Odin? Yes. Auto drone deliveries to and from the Zenith Lunar Resort have improved in efficiency by almost 4%. Though, most of that is thanks to Odin finding some improvements we could make. Our proudest moment as a crew, I think, was when a resort guest needed emergency care while on a transit vessel and was brought aboard Tacoma to be stabilized in one of our medical stasis cryo beds until she could... Evie, we're about to cut the cake. Ah, right. Be right there. Odin? We'll get back to this after the party, okay? Of course. Okay, just a minute. Ah, aspetta. Odin, we'll get back to this after the party, okay? Un po' vedere. Of course. Ta 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 ta. Cosa ha fatto mentre io stavo aprendo la porta? Ok. Quindi lei è andata, però noi in questo modo... Cosa cazzo? C'è un qualcosa che non c'è più qui, una cassa. Vabbè. Allora... Chi è questa? Non si sa. Chiudi cassetto. Prendi tazza, brutta sta tazza. Qua che succede? Oh, 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 figo. Allora, il futuro alberghiero nello spazio. Ok. Logistica operativa. Amministratrice della stazione James, in seguito a revisione, la richiesta di accesso al nucleo operativo dell'unità Odin da parte del tecnico del sistema da lei avanzata è stata sommessamente negata. La rimandiamo all'articolo dello statuto che proibisce chiaramente ogni forma di accesso al nucleo dell'AI da parte del personale di bordo. Trattandosi della terza richiesta di questo tipo avanzata da Tacoma sotto la sua supervisione, il suo fascicolo è stato contrassegnato da una nota di demerito per un totale di 2. Le ricordiamo che a un ulteriore richiamo scatterà il riesame dell'idoneità complessiva del collaboratore. Ok, quindi loro vorrebbero accedere all'unità centrale del computer, però a quanto pare non è una cosa che si può fare dalle regole. E questo ha portato un po' di problemi. Posso accovacciarmi? Che mi accovaccio a fare? Perché mi sono accovaccio? Che c'è lì? Ah, ok, è un giocattolo per il gatto. Quindi il gatto è dell'amministratore. Ok. Qua che c'è? Ah, si può chiudere tipo privacy o meno, perché questa è la stanza
proprio dell'amministratore. Ok, direi che abbiamo visto bene o male tutto qua. Dare una buona notizia, la buona notizia a tutti. Rispondere alle domande sul rinnovo, mansioni in secondo anno, non dimenticare di preparare la relazione annuale dopo, rinnovare fornitura di cibo liofilizzato, controllare il rinnovo dei punti fedeltà. Allora, io sto piano piano cercando di capire che cosa stesse succedendo in questo posto. Quello che sta succedendo in questo posto è che dopo un anno in cui queste persone sono state a bordo di questa stazione, sta per cominciare il secondo anno qui c'è il bagno. Andiamo al bagno. Qui si lavano le mani. E qui si va in bagno. Qui c'è un libro. Manutenzione dell'AI. Quindi vogliono manutenere Odin, che è il... Spegniamo la musica e scarichiamo. Forse non dovevo scaricare. Vabbè. In qualche modo vogliono manutenere Odin. E ok. Vediamo se posso salvare. Salve Dash, ok. Direi per il momento ci fermiamo qui. Molto figa l'idea di poter seguire ogni singolo componente della squadra durante queste proiezioni del loro passato. Questo che abbiamo visto adesso è successo tre giorni fa è successo un incidente. A questo punto io sono curioso di capire che cosa è successo dopo, perché si sono ritrovati senza ossigeno e senza comunicazioni, e queste due cose non sono molto simpatiche né l'una né l'altra. Se poi sono messe insieme è ancora peggio. Andremo negli appartamenti nel prossimo episodio e poi torneremo a vedere se il computer ha scaricato tutti i dati. E c'è dell'altro da esplorare, perché il corridoio continuava. Noi siamo andati a destra all'uscita dell'ascensore, siamo andati a destra per venire qui, però il corridoio andava anche a sinistra, quindi ho il sospetto che questo posto sia un labirinto. Lo scopriamo nel prossimo episodio. Spero tu ti stia divertendo e alla prossima. Ciao.